Un cordiale saluto e ben ritrovati, gentili telespettatori, per una nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. E partiamo in prima pagina con un servizio che ci porta alla memoria dei ragazzi Marco e Gloria. Bene, il comune a San Stino si mobilita per uno spazio dedicato proprio a ricordare questi due ragazzi. Vediamo il servizio. Nell'atrio del municipio a San Stino di Livenza uno spazio dedicato a Marco Gottardi e Gloria Trevisan. L'amministrazione comunale, guidata da Matteo Cappelletto, ha scelto un modo alternativo per esprimere il cordoglio della comunità per i due giovani scomparsi nell'incendio di Londra. In paese tutti vogliono esprimere la loro vicinanza alle famiglie di Marco e Gloria, spiega Cappelletto, e per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione un'area del municipio. È stato quindi predisposto uno spazio per chi volesse lasciare un pensiero, una frase, un semplice messaggio in memoria dei due architetti. Perché di fronte a una vicenda così tragica e improvvisa, forse il ricordo, la vicinanza sono le uniche cose che possono tentare di alleviare il dolore, spiega Cappelletto, di due famiglie straziate che non rivedranno mai i loro figli partiti per cercare fortuna e mai tornati. Non c'è ancora nulla di certo invece riguardo ai tempi di recupero dei corpi di Marco Sanstinese e Gloria, la sua fidanzata di Campo San Piero, rimasti intrappolati nell'incendio che ha colpito la Grenfell Tower a Londra nella notte del 13 giugno scorso e che ha portato alla morte di oltre 70 persone. I soccorritori hanno reso noto di non poter stimare con esattezza quando riusciranno a raggiungere il 23° piano della torre dove abitavano i due ragazzi. Per questo le famiglie che si sono ritrovate nell'abitazione dei Gottardi non hanno potuto ancora decidere la data dei funerali, che sarà annunciata al momento del recupero delle salme. Ha fatto discutere la notizia del mancato funzionamento dell'allarme antincendio che avrebbe condannato molte delle vittime sorprese nel rogo nel sonno, un guasto evitabile che ha sollevato il problema della sicurezza dei grattacieli londinesi. Proprio pochi giorni prima della tragedia, racconta Gianni, padre di Marco, mio figlio, che era architetto restauratore di vecchi edifici, mi aveva espresso le sue preoccupazioni per la scarsa sicurezza che aveva riscontrato in molti edifici di Londra. Il dubbio, continua il genitore, è che molte infrastrutture non rispettino le normative di sicurezza, a volte anche banali. Non è escluso quindi che anche gli impianti della Grenfell Tower non fossero a norma. Insomma, un caso isolato oppure un terribile avvertimento sullo stato degli impianti di sicurezza negli edifici londinesi. Lo stanno accertando le indagini delle autorità inglesi, mentre i familiari di Marco Gottardi sono a Londra per capirne di più e per cercare notizie certe sui corpi dei due italiani. Intanto la Farnesina e il consolato italiano a Londra sono impegnati a fare da tramite con la famiglia di San Stino. Vanno i tentativi di salvataggio, vanno anche l'intervento dell'elicottero dei soccorsi del 118. Un uomo di 77 anni di Castelfranco, Veneto, è morto nella mattinata di martedì 20 giugno sulla spiaggia di Jesolo, nell'area antistante Piazza Brescia, all'altezza della torretta 14. Da una prima ricostruzione pare che alla base del decesso ci sia un malore occorso mentre l'anziano si trovava sul bagnasciuga, in un punto in cui l'acqua è alta pochi centimetri. Tutto è accaduto verso le 11. Gli altri bagnanti si sono resi conto della gravità della situazione e hanno lanciato l'allarme. I primi a intervenire sono stati i bagnini di Jesolo Turismo, dopodiché sul posto si sono precipitati i soccorsi sanitari, anche con l'elicottero, oltre che alla Capitaneria di Porto e alla Polizia di Stato. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. La morte è sopraggiunta per arresto cardiaco. L'uomo si trovava a Jesolo per un periodo di vacanza insieme alla famiglia ed era alloggiato nelle vicinanze. La polizia ha interessato il PM di turno. E adesso andiamo a Portogruaro. A margine della giornata che ha celebrato la festa dell'arma d'artiglieria, c'è stata sempre alla caserma Capilò un'importante serata di beneficenza a supporto dei progetti di solidarietà della cooperativa sociale Onlus in Galbiano Il Pino. Sentiamo l'intervista al comandante della caserma e anche al responsabile di questa cooperativa. Con il colonnello Edmondo Dottoli, comandante del 5° Reggimento Superga, questa sera a Portogruaro per commentare la giornata in cui si è celebrata la festa dell'artiglieria. Sì, oggi abbiamo celebrato qui alla caserma Capitò la nostra festa di corpo che coincide con la battaglia del Sostizio, col 99° anniversario della battaglia del Sostizio,
dove appunto viene celebrata la festa dell'artiglieria. Stamattina c'è stata una bellissima cerimonia dove hanno partecipato ben 10 confaloni e 11 sindaci del territorio. Più addirittura abbiamo avuto, per onorare ancora di più questa cerimonia, la presenza delle spoglie della nostra santa patrona Santa Barbara, concessaci dal Patriarca di Venezia, per cui insieme al Vescovo Monsignor Pellegrini di Concordia e Pordenone poi abbiamo celebrato una messa nell'aula polifunzionale. Ecco, colonnello, da quando lei è alla guida del Superga ha sempre cercato di tenere di fortificare il rapporto fra l'unità militare e la città, e sotto questo profilo ci sono prossimamente due altre importanti iniziative in centro a Portogruaro. Sì, ce n'è già anche una stasera che continua con un impegno già preso l'anno scorso di beneficenza, dove abbiamo aiutato l'associazione in famiglia. Quest'anno invece faremo una serata di gala, per questo sono in uniforme anche di gala, dove il ricavato di questa sera invece andrà all'associazione Orlus il Gabbiano e il Pino di Fossalta per fornire un contributo concreto a loro. Inoltre, come ha detto lei, domenica alle ore 18 verrà inaugurata presso il comune di Portogruaro la Sala delle Colonne, un'importante mostra sulla Grande Guerra, sempre nell'ambito delle celebrazioni del centenario, una mostra supportata dallo Stato Maggiore dell'Esercito, itinerante per tutta l'Italia, che siamo riusciti a portarla e far fare tappa anche qui a Portogruaro. Ecco, e che resterà aperta? Sì, resterà aperta fino al 4 luglio, con un evento molto importante, credo, perché siamo riusciti a far venire qui a parlare, avere un momento di un incontro culturale il giorno 24 con Cadorna, che è proprio il nipote di primo grado del generale Cadorna, capo di Stato Maggiore del Regio Esercito durante i fatti della Prima Guerra Mondiale. 1000 persone all'anno in cura per l'uso di stupefacenti o altra dipendenza negli ospedali di San Donà e di Portogruaro. Davide Saccon, primario del SERD dell'ASL 4, l'unità che si occupa dei disturbi correlati all'uso di droga e alla dipendenza da comportamenti compulsivi, traccia il bilancio del servizio che negli ultimi anni non si occupa solo di cura dagli stupefacenti, ma anche i legami comportamentali, tra cui il gioco d'azzardo. C'è un incremento dei disturbi correlati all'uso di droghe, spiega Saccon, coerente con la crescita della diffusione dell'uso e all'invecchiamento della popolazione con problemi cronici. Altro dato emergente riguarda i disturbi da gioco d'azzardo e quello dell'abuso dei dispositivi digitali. Il 15-20% dei pazienti soffre per la dipendenza patologica ed è un altro disturbo psichico grave che riguarda appunto queste persone. Altro dato emergente, abbiamo detto, quindi riguarda proprio questi disturbi ed è un altro 30-40% con manifestazioni meno gravi di tipo ansioso, depressivo oppure disturbi medio-lievi di personalità. Andiamo adesso a Fossalta di Piave, c'è stata una importante commemorazione della medaglia d'oro Francesco Mignone. Vediamo il servizio. Siamo oggi a Fossalta presso Villa Cantus con Lorenzo Mazzonetto, promotore dell'iniziativa per ricordare il maggiore Francesco Mignone. Oggi diciamo questa ricommemorazione, perché la lapide qui alle spalle è stata scoperta l'8 maggio dell'anno scorso, è stata grazie al gruppo Alpini che ha prestato servizio alla caserma intitolata Francesco Mignone a Bolzano. Loro sono voluti ritornare sul luogo per vedere dove è morto la persona la cui caserma era intitolata. Vogliamo ricordare per quale atto di eroismo è stata conferita la medaglia al valore militare al maggiore Mignone? La medaglia d'oro le è stata conferita a seguito della strenua resistenza che avevano sostenuto i suoi sottoposti del 232esimo reggimento fanteria della Brigata Avellino, che con la loro tenacia, con il loro combattimento, hanno evitato che i reparti austriaci si ricompattassero e potessero raggiungere Venezia. Tra le autorità presenti abbiamo notato molti sindaci che hanno partecipato sentitamente. C'erano
i vari sindaci del circondario, il sindaco di Meolo, la signora Loretta Aliprandi, il sindaco di Monastero, la signora Paola Moro, il sindaco di Ponte di Piave, la signora Paola Roma, il sindaco di San Donato di Piave, Andrea Cereser, e il sindaco di Zanson di Piave, neoeletto, Fabio Dallanese, e il sindaco di Fossalta, Massimo Sensini. Noi abbiamo diverse medaglie d'oro qui a Fossalta ed è logico che sia così, perché ovviamente è stato un luogo di corrente battaglie. Questa figura, chissà per qual motivo, non aveva nessun riscontro negli archivi. Il riscoprire questa figura ci ha dato la possibilità anche di ricostruire un bel periodo storico sulla battaglia del Sostizio e anche dei precedenti e dei conseguenti avvenimenti. Ne è uscito uno studio appunto sulla figura e su quel periodo storico che ha visto nascere un libro. Il libro non è ancora stato pubblicato, io ho già avuto modo di apprezzarlo, anche perché ho scritto una prefazione e sapremo qualcosa di più leggendolo e pubblicandolo per tutti, che questa figura sia appunto riconsiderata. Tenente Mazzonetto, come si intitolerà il libro dedicato al Maggiore Mignone? L'estrema difesa dell'ansia di Lampoli, un libro che ho scritto e andrà in stampa a breve e sarà presentato penso il prossimo anno nella chiusura del centenario della Grande Guerra a Fontanile in provincia di Asti, dove il Maggiore Mignone trascorse la sua adolescenza e dove esiste il Villa Mignone. Siamo ora con il generale Italico Cauteruccio degli Alpini Paracadutisti. Gli Alpini Paracadutisti erano insediati nella caserma Mignone a Bolzano e per questo motivo siamo venuti qui per questa circostanza. Mi ha molto colpito perché è stata molto partecipata, intensamente partecipata, che ha un particolare valore perché è stata svolta qui, in questa località, che adesso è bella, omena, si presenta bene, sembra un posto di paradiso, ma quella volta, 100 anni fa, era un disastro in cui combattevano degli esseri umani che avevano diritto di vivere come noi, più di noi, e hanno dato il massimo che potevano fino alla vita. Se volesse dire qualcosa ai giovani, che dobbiamo prendere esempio da questo eroe che è morto, che poteva fare a meno anche di fare il servizio militare perché era di famiglia nobile e benestante e ha dedicato la vita per tutti noi italiani. Come il Maggiore Francesco Mignone, ce ne sono stati altri, ma noi nella figura del Maggiore Francesco Mignone ricordiamo i caduti di tutta la Grande Guerra. È un patrimonio morale che noi non possiamo far perdere, perché in un momento di crisi come questo che vive l'Italia ed è innegabile, dovremmo proprio attingere l'esempio di queste persone che hanno dato la vita. Se pensiamo a quello che hanno vissuto quegli uomini, possiamo prendere dei valori e della forza da quello. Ed è questo di cui ha bisogno l'Italia, più che mai adesso. Sono passati 100 anni, ma credo che mai prima di adesso l'Italia abbia bisogno di questo stimolo, di questo esempio. Il futuro degli imprenditori di tutti i settori dipende dalla loro capacità di aggiornarsi, apprendere nuove competenze, stare al passo con le continue trasformazioni del mercato. Confartigianato Imprese Veneto Orientale e Confartigianato Imprese San Donà ne sono talmente convinti da farne una delle attività di punta al servizio degli associati e dei loro dipendenti, investendo in buona formazione per migliorare la produttività e le performance aziendali, con l'obiettivo di fornire una maggiore qualità dei corsi proposti, un'offerta più ampia e un coordinamento tra le due associazioni. Nasce un unico portale di riferimento costantemente aggiornato, semplice da navigare, ottimizzato per il PC, smartphone e tablet. L'indirizzo è www.formazione-confartigianato.it. E andiamo adesso a Fossalta di Portogruaro. Grande successo di pubblico e di interesse ha avuto anche quest'anno la 17ª edizione del torneo nazionale esordienti Luigino Drigo, organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Villanova. La vittoria è andata alla Varmese, che in finale ha superato per 1-0 il San Donà di Piave. Sentiamo l'intervista del nostro Maurizio Conti a Giuseppe Lorenzonetto, dirigente del settore giovanile Villanova. Con il signor Giuseppe Lorenzonetto, portavoce del comitato del settore giovanile formato dalle società del Villanova, della Giussaghese e del Lugugnana, un gruppo di società che il prossimo anno vivrà una nuova esperienza. La nostra esperienza sarà un vestito nuovo per il nostro settore giovanile. Vorremmo dare un'immagine per i nostri ragazzi, per i genitori soprattutto, per chi potrà portare i bimbi nei nostri campi, perché
a noi non mancano gli impianti, noi siamo veramente fieri dei nostri impianti, delle nostre persone, del volontariato. Abbiamo tre campi da calcio invidiabili, persone che si danno da fare, però abbiamo bisogno di un vestito nuovo. Ci siamo accordati e abbiamo fatto una collaborazione firmata pochi giorni fa con Città di Concordia per avere un supporto tecnico soprattutto, cioè uniformità di area tecnica, cioè nel senso i nostri allenatori e i loro allenatori del Città di Concordia avranno lo stesso sistema di allenamento, quindi chiaramente gli obiettivi saranno uniformi. La nostra prospettiva è quella di portare delle squadre, giovanissimi, allievi e juniores, ai regionali. Quindi la nostra forza e quello che potremo mettere in campo, le nostre forze, tutto quello che potremo fare per fare sì che i nostri ragazzi siano degni di poter andare nei palcoscenici più, come si può dire? Più importanti, insomma. Quindi il prossimo anno i tre moschettieri diventano quattro per essere protagonisti del calcio giovanile del Veneto Orientale. Del Veneto Orientale, assolutamente. Diremo che non ci sono campanili, quindi probabilmente questa è una cosa che da un certo punto di vista ci farà onore, perché divideremo i confini, probabilmente sempre con il supporto dei genitori, con il supporto delle persone, degli accompagnatori, dei tecnici e di tutte le persone che ci seguono, perché in effetti il nostro è solo volontariato. I bimbi devono assolutamente divertirsi. Daniele Pellicciardi, il portavoce per la provincia di Treviso delle iniziative del neocostituito Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime. Lui è il figlio di Guido Pellicciardi e di Lucia Comin, la coppia di mezz'età che il 21 agosto 2007 venne massacrata nella dépendance di Villa Durante durante una rapina ad opera di una banda di balordi finita in tragedia. All'epoca Antonio Fogliadelli, procuratore di Treviso, definì il duplice omicidio un atto di incredibile efferatezza. Daniele Pellicciardi ha sempre chiesto giustizia per i suoi genitori. Sul piano penale c'è stata la condanna all'ergastolo di Naim Staffa, l'albanese considerato l'ideatore della rapina, mentre Alin Bogdanescu, nel romeno che all'epoca era giovanissimo e che segnalò ai balordi Villa Durante quale possibile obiettivo, sta scontando una condanna a 18 anni di carcere. Sul piano civile invece Pellicciardi, che è figlio unico della coppia uccisa, non ha ottenuto neppure un euro di risarcimento. Continuiamo a sentirci vittime, spiega, abbandonati senza tutela. Trascorso il momento mediatico, l'opinione pubblica si dimentica di noi. Invece noi, le nostre famiglie, abbiamo dentro una profonda ferita. Il ritrovarci in questa associazione aggiunge una forma di sostegno fra di noi. Ho conosciuto Graziano Stacchio, il benzinaio di Ponte di Nanto, che difese il gioielliere rapinato, la tabaccaia di San Fior rapinata non so più quante volte. Condividiamo i medesimi sentimenti, rabbia, delusione, abbandono, ma siamo anche propositivi in merito alle leggi. E andiamo adesso ad Eraclea. L'ex sindaco di Eraclea, Alberto Argentoni, è il nuovo presidente nazionale dell'Avis, 58 anni, medico di medicina generale, succede al lombardo Vincenzo Saturni, medico trasfusionista varesino del quale è stato vicepresidente vicario e che guidava l'associazione dal 2009. La nomina di Argentoni è avvenuta domenica scorsa a Milano durante l'assemblea annuale. Argentoni è laureato in medicina nel 1983 a Padova e nel 1987 si specializza in ematologia generale. Argentoni è in Avis dal 1977 ricoprendo vari ruoli dirigenziali. Andiamo adesso con il prossimo servizio a San Michele al Tagliamento, parliamo di 9 plessi del Tito Livio per la formazione dei ragazzi. Sentiamo l'intervista del direttore alla dirigente.
Siamo con la dirigente dell'Istituto Comprensivo Tito Livio. Dottoressa, un istituto il vostro che spazia dai più piccoli fino poi appunto alla scuola secondaria, appunto. Un istituto che raccoglie moltissimi bambini. Come state affrontando questo percorso con i ragazzi? Allora, per noi l'istituto comprensivo è sicuramente un'opportunità. L'istituto è composto da 9 plessi, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Comprende sia scuole primarie a tempo pieno sia scuole a tempo normale. Anche per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado abbiamo delle offerte molto diversificate: scuola a tempo normale, tempo prolungato e indirizzo musicale. In realtà l'istituto comprensivo non è solo un'aggregazione di istituti di ordini diversi, ma noi abbiamo proprio disegnato un percorso formativo per gli alunni che inizia alla scuola dell'infanzia e si conclude alla terza secondaria di primo grado. Le docenti, come dicevo prima anche parlando con i genitori, si incontrano periodicamente, abbiamo dei dipartimenti verticali. Quindi per esempio come insegnare matematica? Si inizia proprio dalla scuola dell'infanzia a pensare insieme quali sono i requisiti importanti per i bambini legati proprio ai campi dell'esperienza, per poi andare a definire l'intero percorso, e questo per tutte le discipline. È un istituto, grazie anche al significativo appoggio che abbiamo da parte dell'amministrazione comunale, che può offrire veramente molte attività anche integrative, molti progetti per gli alunni, corsi di lingua anche in orario extrascolastico, corsi di musica, attività musicali, teatrali. Quindi veramente abbiamo un'amministrazione comunale che ci sostiene e ci dà proprio le risorse per superare quella che era l'idea di una scuola che insegnava in un modo esclusivamente passivo nei confronti dei bambini. Quindi il bambino andava a scuola, ascoltava la maestra, ma adesso si lavora cercando proprio di far fare esperienze in modo che il bambino abbia un apprendimento attivo. Noi sappiamo che anche nella vita quello che ascoltiamo un po' lo dimentichiamo, ma se facciamo, facendo impariamo. È un po' questo lo spirito della nostra scuola. Una scuola che si evolve quindi sì. nel tempo. Sì, è una scuola certamente che è cambiata. Se io penso, quando sono arrivato eravamo 2 istituti comprensivi di piccole dimensioni, ora è un unico istituto e questa, diciamo, ha permesso anche una crescita culturale, perché abbiamo messo insieme tante professionalità, tante competenze diverse e abbiamo proprio istituito molti momenti di condivisione e di confronto fra tutti gli insegnanti d'istituto. Profondo cordoglio ha suscitato la notizia della morte di Roberto Fregonese, storico commerciante del settore abbigliamento di Motta di Livenza. Fregonese si è spento ieri all'età di 58 anni, circondato dall'affetto dei suoi cari, dopo una battaglia durata 1 anno e mezzo contro un tumore. Originario di Villanova di Motta, Fregonese aveva cominciato sin da giovanissimo a dedicarsi al commercio, operando nei mercati del Veneto e del Friuli. Successivamente, insieme ai 2 cugini, aveva aperto alcuni negozi, in particolare il 3F di Viale Santa Margherita a Caorle. Dopo lo scioglimento della società con i cugini, aveva continuato a gestire il 3F ed altri 2 negozi di abbigliamento insieme alla moglie Donatella. L'uomo era molto noto a Caorle non solo per la sua attività, ma anche per la partecipazione a numerose iniziative legate alla vita del paese. Il funerale nella chiesa di Motta questo mercoledì alle ore 16. E andiamo a vedere adesso un nuovo scatto dal territorio in fotoreporter a cura di Vinicio Scortegagna. Termina qui, gentili telespettatori, il telegiornale del Veneto Orientale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni dei notiziari.